Sì, diciamo che stiamo attraversando un buon periodo. La squadra sta raccogliendo i frutti del lavoro che stiamo facendo in settimana. Giustamente le vittorie aiutano a lavorare bene, aiutano a crescere l'autostima e stiamo attraversando un buon periodo, nel senso che la squadra entra in campo con autorità, consapevole dei propri mezzi e a Fabriano abbiamo fatto una partita, secondo me, da squadra vera, nel senso che abbiamo finalizzato al meglio le occasioni che abbiamo creato e l'abbiamo gestita poi bene. Ma la squadra deve crescere, deve sempre crescere perché non possiamo assolutamente pensare che abbiamo risolto tutti i problemi. Il problema attuale potrebbe subentrare a livello inconscio una certa appagatezza, invece questo non deve succedere perché la squadra, secondo me, ha ampi margini di miglioramento, di conseguenza dobbiamo continuare su questa falsa riga, cercando appunto di non pensare che abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo questa partita difficile sulla carta, come tutte le altre, però noi veniamo da un periodo molto positivo, di conseguenza dobbiamo alimentare questo entusiasmo che si sta creando. Sappiamo che la partita sarà molto dura, però, ripeto, noi stiamo avendo un'identità di gioco importante, per cui, sia se giochiamo in casa, sia se giochiamo fuori casa, la squadra, ha consapevolezza, ripeto, dei propri mezzi, ha una certa autorità. E domenica è un'occasione per cercare di allungare ancora di più questo momento positivo.